Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Allora, oggi volevo fare un esperimento, cioè una prova. Ho delle piante vecchie di olivo, come vedete questa qua alle mie spalle, ed è diciamo un po' una paciugata perché io ho già fatto abbastanza negli anni addietro, ho cercato di abbassarla perché era andata diciamo troppo in alto, come ben non so se sapete o no, qui no, qui c'era tra virgolette pulito, mentre lì, tutto là sotto, tutto fino in fondo c'era un rasaio altro 4-5 metri, cioè entravo col decespugliatore così su in alto per pulire, non vi dico la fatica. Bene, per cui le piante sono state abbandonate per tanti anni, sono andate su in alto e adesso io anno per anno ho cercato di abbassarle. Una cosa che volevo fare adesso, cercare di impostarle a vaso policonico o quello che riuscivo. Adesso vi faccio vedere questa e però facciamo un altro video oggi, nel senso che si può fare già anche il vaso policonico su questa, tagliando un bel po'. La pianta sicuramente è alta 5-6 metri questa. Eh sì, bella alta, e l'unica cosa, come vedete, ci sono troppi rami, troppe branche, e quindi se io la facessi a vaso policonico migliorerei il tempo di potatura per tutta questa pianta. C'è da dire che mi dispiace un po' perché ha delle belle frange che vengono in giù, però è una cosa che sicuramente va fatta anche per abbassare, perché lassù forse toccheremo anche i 6 metri come punta e non va bene. Quindi proviamo a fare così. Adesso faremo un tentativo con il cronometro per vedere se facessi una pulizia generale togliendo soltanto i polloni, non ne ha anche pochi, pochissimi. Ne ho già tolti perché intanto qua venendo a raccogliere sempre le verdure ci do in continuo, e però di succhioni, come vedete, è veramente messa in una maniera esagerata. Guardate qua quanti, come notate, qua è stata fatta una capitozzatura, ma chissà quanti anni fa è stata fatta. Quindi allora facciamo così, come abbiamo detto, proviamo adesso a fare, perché come vedete poi qua, vedete? Allora, questo è un ramo che va sempre a strusciare, se insomma tutto attaccato non va bene. Qua ci sono queste altre due qua, insomma non va assolutamente bene. Anche qui prendere delle decisioni, però siamo già troppo alti, per cui dai, proviamo a togliere soltanto. Anche questo va troppo in là, anzi no, dai, non facciamo quel discorso, cerchiamo di impostarla già come vaso policonico e stop. E se no guardiamo quanto tempo ci impieghiamo, sono veramente in super totale confusione e dubbio, dai, iniziamo a pulire e poi vediamo. Alla fine ho optato per cercare di portarla a vaso policonico. Come vedete qua ho tirato giù, su quel rametto c'è una punta, terrò quella e adesso elimineremo quello che anche lì terrò una punta. Poi vediamo come si evolve. Per cui questa branca qua si svilupperà poi su questa sottobranca, quella sottobranca, questa e quella, che poi valuterò in quella dicotomia quale delle due mantenere. Adesso poi eliminiamo quello, poi facciamo. Allora vi faccio vedere. Ho tolto tanta roba, qui uguale. In modo che c'ha le frasche belle basse.
lì teniamo momentaneamente quel fustone lì che è anche troppo alto. Guardiamo cosa si sviluppa, perché questa non mi piace, come vedete qua, non mi piace questa situazione. Valutiamo cosa tenere, poi mano a mano, anno per anno. Adesso andiamo a tagliare qua su. Qui, come vedete, è già bella bassa, si riescono a toccare per bene tutte le frange. Eccole qua, guardate che spettacolo. Per cui cerchiamo di raccogliere giù basso così. Tutta bella aperta. Adesso quello lì lo toglieremo. Qui uguale, manterremo per il momento tutta questa situazione e poi valuteremo come si muove la pianta. Abbiamo già tagliato abbastanza, qua facciamo una gera pulitina, teniamo magari qualcuno, per esempio questo, possiamo tenere. Vi faccio vedere che magari la usiamo come punta il prossimo anno. Proviamo a tenere anche quello lì o questo. Vai, teniamo tutti questi tre qui. Al momento, come vedete, ne ho lasciati due qua. Prendiamo quello che va più esterno, eccolo lì, e basta. Ok, qui uguale, guardiamo come si evolve il prossimo anno e valutiamo. Se magari buttasse qualcosa da lì è perfetto, o da qua, insomma, valutiamo come reagisce la pianta. Qui uguale manteniamo qualcosina, perché se il prossimo anno andiamo a tagliare questo qua, in modo che abbiamo la parte bassa, vediamo, insomma. Ok, non so neanche io, questa doppia, portiamola in su. Ci sarebbe fare un bel lavoro, sarebbe da tagliare qua, oppure lì su, vediamo, dai. Ok, abbiamo tolto veramente tanto, quindi alla fine questa è stata una potatura di riforma. Adesso cercherò di togliere tutti gli sfalci e cercherò di farvela vedere per bene. Ecco qua come si presenta, è molto scheletrita, però adesso queste qua partiranno tutte. Queste frange sono tutte belle basse, per cui queste qua si dovrebbero infoltire molto bene. Ecco qua, al centro, come vedete, è tutta bella pulita. E vediamo appunto come si muoverà questa primavera e poi valuteremo. Ho tenuto un po' di punte e intendo, questa alla fine l'abbiamo riformata per avere un raccolto, come vedete, su queste parti basse. Ok, spero vi sia piaciuto il video e niente, ci vediamo nei prossimi video. Ciao a tutti, amici.